Bene, bentornati in un altro fantastico clippino assolutamente on the road, eccezionale. Oggi ragazzi miei torniamo a parlare di videogiochi, assolutamente. Un'altra mia passione eccezionale, fin da quando ero piccolissimo, fin dai tempi che furono del Commodore 64. Torniamo a parlare di videogiochi e torniamo a parlare, ragazzi miei, di un altro capolavoro assoluto, un altro gioco che mi porto nel cuore, me lo porterò sempre nel cuore, un altro titolo a cui sono molto, 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 molto legato. Poi vi spiegherò anche un piccolissimo aneddoto che mi riguarda sul gioco. Cazzo, oggi parliamo di questa pietra miliare qui, Parliamo, ragazzi, di questo qua. Parliamo di Resident Evil Code Veronica, assolutamente. Questa qui è la versione, è l'unica versione che mi è rimasta, è la versione GameCube, che tra l'altro è l'ultima versione che è uscita. Ma io voglio parlare della versione originale, della prima versione uscita di Resident Evil Code Veronica, perché qui abbiamo la versione Code Veronica denominata X, se vedete della copertina, Code Veronica X, perché questa, la Code Veronica X è una versione che è uscita dopo, è una versione che è uscita dopo con qualche miglioria, qualche cosa in più, ma io voglio parlare della versione originale, appunto, di Resident Evil Code Veronica, uscito nel 2001, unicamente per il sistema Sega Dreamcast. Fantastico. Console che, porca di quella puttana, è durata poco, e non solo è durata poco, ma se voi siete discreti appassionati di videogiochi saprete che comunque il Dreamcast è stata assolutamente la console che ha fatto inabissare la Sega, l'ha fatta fallire, appunto, l'ha fatta uscire, ha fatto decidere la Sega di uscire dal mercato hardware, di non produrre più console, perché comunque è stato un floppone. Poi in realtà non è stato solamente un floppone il Dreamcast, la decisione da parte di Sega di ritirarsi dalla produzione di hardware, di non fare più hardware, console da gioco, ma di produrre solamente software, di fare solamente giochi, non è da imputare unicamente al fallimento del Dreamcast, ma è da imputare anche da un pseudo fallimento anche della console precedente di Sega, che è stata appunto il Saturn. Sono stati due fallimenti, uno dietro l'altro, che hanno portato assolutamente la Sega a dire: cazzo, qua, figa, tiriamo i remi in barca, non facciamo più un cazzo, andiamo avanti a produrre software, che qui sennò ci mangiamo le mani. Chiusa parentesi, video ludica. Allora, Code Veronica è stato un gioco che mi ha sconvolto, come mi sconvolse Resident Evil 2 ai tempi della PlayStation 1. Poi cazzo, ci ho fatto anche un clippino, andatevi a vedere anche il clippino che ho dedicato a Resident Evil 2, l'originale del 97. E anche Code Veronica, quando è uscito nel 2001, cazzo, tra l'altro quando è uscito nel 2001 mi ricordo ancora che io non avevo ancora la console, il Dreamcast. Cioè, il mio aneddoto legato al gioco, al Code Veronica, è tutto legato anche alla console stessa, perché io decisi di comprare il Dreamcast solo e unicamente per il Code Veronica, per il gioco Code Veronica, assolutamente. Non tanto qui, cazzo, qua davanti c'ho una gazzella della polizia che sta rallentando in maniera un po' inquietante. Adesso vediamo se riusciamo a non farci arrestare, ma credo di no. Vediamo un po', non ho capito perché hanno rallentato così tanto. Vediamo un po', vabbè, niente, ce ne sbattiamo i coglioni, andiamo avanti con il nostro clipino. Stavo dicendo, sentivo il Code Veronica, prima di tutto è stato forse il primo spin-off serio della saga,
E è stato un gioco che sulla carta, tanto adesso qui la telecamera comincia a rompermi i coglioni, porca di quella puttana, lo sapevo, che prima o poi avrebbe rotto il cazzo. Quando viene annunciato Code Veronica, il fatto che comunque non era un capitolo numerato, a noi fan, mi ricordo, che non eravamo tanto entusiasti per questa cosa qua. Sembrava un po' che la Capcom volesse sfruttare il brand con questo cazzo di gioco qui, chiamato Resident Evil Code Veronica, tutti hanno pensavano all'epoca sarà sicuramente un gioco non curato e non eccezionale come Resident Evil 2 e Resident Evil 3, che tra l'altro Resident Evil 3 era uscito da poco, che se non ero Resident Evil 3 è uscito nel 99 o addirittura nel 2000, adesso non vorrei dire una cazzata, forse nel 2000, ma forse nel 99. Beh, comunque Code Veronica è uscito nel 2001 e mi ricordo che sinceramente all'epoca poi non c'era ancora un cazzo di internet, almeno da noi si compravano queste cazzo di riviste in edicola per appunto venire a rimanere aggiornati sulle uscite videoludiche dei giochi, non è come adesso che figa, tutti sanno tutto di tutti, le informazioni figa non si riescono più a tenere segreto un cazzo, cioè sapete tutto mesi prima, una roba allucinante. Forse era meglio prima, cioè quando usciva un gioco, ma anche parlando dei film, di tutto, l'intrattenimento, quando usciva qualcosa cazzo era più bello, perché c'era più l'effetto sorpresa. Invece qua ragazzi stiamo arrivando nel 2020, ma cioè la magia delle uscite, delle sorprese, non c'è mica più un cazzo ormai, ripeto, sappiamo tutto mesi se non anni prima. È un po' un dito in culo, è un po' un coltello doppia lama, secondo me una lama doppio taglio. Comunque cazzo stavo dicendo, allora Code Veronica quando è uscito nessuno sapeva un cazzo, è uscito un po' così in sordina, un po' a sorpresa, e cazzo, però mi ricordo che poi all'epoca, ripeto, si prendevano le riviste, si avevano le prime informazioni, la prima infarinatura sulle cose, sulle notizie, sulle news, sugli annunci, era tutto molto fumoso. Però mi ricordo che anche la console Dreamcast non era una console che non sulla carta, non, almeno all'inizio, non mi attirava, anche perché poi costava un botto, costava veramente tanto. Poi senza contare che comunque la versione PAL della console stessa è uscita molto in ritardo, molto dopo rispetto all'uscita giapponese, l'uscita anche comunque del gioco di Code Veronica giapponese, no? Che comunque se vediamo le prime notizie sulle riviste doveva uscire sto cazzo di gioco, sto cazzo di spin-off di Resident Evil, però ripeto, la console costava un botto, cioè era disponibile unicamente su quella console lì, almeno all'inizio, nel 2001. Insomma, c'era tutto un discorso che mi ricordo che non... Sì, ero curioso di questo cazzo di Resident Evil nuovo, ma il fatto che fosse fatta in esclusiva di questa console qua, che costava un botto, che almeno all'inizio non offriva giochi così incredibili, così interessanti, almeno dal mio punto di vista, se non le conversioni dei principali cabinati della Sega da bar e quant'altro. E quindi non mi ricordo che non ero molto incuriosito da questa console qui, però il mio aneddoto assolutamente che è legato sia alla console che al gioco stesso è questo qui, che mi ricordo che all'epoca andavo in un negozietto
che poi tra l'altro era una cazzo di videoteca, una videoteca che però teneva assolutamente anche tutti i giochi di importazione per console. E mi ricordo che un giorno, passando dentro questo cazzo di negozio che frequentavo abbastanza assiduamente, perché aveva delle chicche, trovavo delle chicche incredibili. Poi all'epoca, ragazzi, all'epoca era il periodo della masterizzazione dei dischi, giochi, quant'altro, un troiaio incredibile. Mi ricordo che quel giorno lì, cazzo, il negoziante, il trapanante della Madonna, assolutamente non facciamo nomi perché qualcuno poi magari si può incazzare e può venire a rompere i coglioni, quindi non facciamo nomi assolutamente. Mi ricordo che mi disse il negoziante, mega trapanante, mi disse: cazzo, se vuoi, mi è appena arrivata la Dreamcast giapponese con Code Veronica, con Resident Evil Code Veronica. Ho detto: cazzo, figa, che cazzo me lo chiede fare? Collega tutto, guardiamo, vediamo, proviamo sto cazzo di gioco. E mi ricordo che lì è stata una roba devastante, perché Code Veronica, quando è uscito nel 2001, prima di tutto aveva un impianto tecnico figa, mostruoso, che all'epoca noi barboni, per modo di dire, giocavamo ancora con la Play 1, stavamo giocando ancora con la Play 1. Mi pare che fosse appena da poco uscito il Nintendo 64. Comunque, cioè, la maggior parte di noi videogiocatori che giocavano con le console stavamo ancora giocando con la PlayStation 1, ragazzi. Quindi grafica sì 3D, ma poligonale, ma sporca, cioè lenta, cubettosa. Figa, Code Veronica, ragazzi, su Dreamcast. Poi Code Veronica su Dreamcast, ma spendiamo due parole sul filmato in CG, in computer grafica, all'inizio del gioco. Cioè, ragazzi, come il filmato in computer grafica che c'è all'inizio di Resident Evil 2, come poi ne ho parlato, ripeto, guardatevi il clipino che ha fatto su Resident Evil 2 classico, ripeto, come quel filmato in computer grafica nel 98 con Resident Evil 2 aveva sconvolto i videogiocatori, ma è che è un filmato in computer grafica che è allo stato dell'arte, secondo me è incredibile, è eccezionale, ancora adesso, assolutamente, ancora adesso, è il filmato in computer grafica iniziale, di inizio gioco, di Code Veronica, è stato un altro tuffo al cuore, un'altra roba incredibile, un'altra cosa che se sei un videogiocatore ti segna, non te lo dimentichi più, è stata una roba incredibile. Ma poi, ragazzi, finita l'introduzione del gioco, quando parte il gioco, figo, mi ricordo che vieni travolto, perché Resident Evil Code Veronica è stato il primo Resident Evil ad avere la grafica interamente in 3D, quindi non più i fondali disegnati, pre-renderizzati dei tre Resident Evil precedenti, di Resident Evil 1, 2 e 3 sulla Play 1, ma qui la Capcom aveva creato proprio un motore grafico proprietario che dava per la prima volta gli ambienti tutti in 3D. E cazzo, era una novità incredibile. Ma poi, ragazzi, al di là dell'aspetto tecnico del gioco, Code Veronica, secondo il mio modesto parere, dopo Resident Evil 2 è il Resident Evil più bello, è stata una roba incredibile. La storia, i personaggi, la colonna sonora, quello che succede nel gioco, figa, è un gioco incredibile, è un gioco che ho finito e strafinito innumerevoli volte, come Resident Evil 2, perché, ripeto, io ritengo Resident Evil 2 e Resident Evil Code Veronica i due capitoli più belli della saga, in assoluto, assolutamente. Sono due giochi che, se vi ritenete dei discreti, solo, anche solo dei discreti appassionati di videoludica, di videogiochi, non potete non giocare Resident Evil 2 e Resident Evil Code Veronica, perché sono due giochi assolutamente straimportanti. E cazzo, ma poi, cioè, ripeto, la trama, cioè, cazzo, Resident Evil Code Veronica è un gioco che ti sorprende anche come trama. Io mi ricordo che quando lo giocai la prima volta,
venni travolto da questa trama che ti sorprende, perché il gioco a un certo punto, dopo le prime 7, 8, 9, 10 ore di gioco, il gioco sembra finire, sembra che finisca, cazzo, poi c'è il colpo di scena, c'è questo cambio di ambientazione e tu scopri che il gioco non è finito, sei solamente a metà gioco, c'è tutta un'altra parte del gioco, figa, la trama si complica, eccezionale, poi torna in scena un personaggio, c'è un non voglio spoilerare un cazzo, perché ripeto, non in quei clipini qua voglio cercare sempre di spoilerare il meno possibile, però cazzo è difficile non spoilerare parlando di Code Veronica e della sua trama. Però vi dico solamente che comunque Code Veronica è uno dei capitoli dei Resident Evil vecchi, perché non mettiamo in campo i Resident Evil ultimi usciti come il 7, il remake del 2, che cazzo hanno una dinamica di narrativa della storia molto più complessa, molto più cinematografica, molto più efficace. Sto parlando di Resident Evil un po' vecchiotti, i primi 3, il Code Veronica è questo subito dopo il 3. Figa, nel Code Veronica c'è, ragazzi, poi anche il 5 e 6 che hanno, seppur sono stati giudicati giochi comunque che un po' hanno fatto affondare il brand, ma che secondo me neanche più di tanto, secondo me io gli ho apprezzati lo stesso il 5 e 6, se non devo essere sincero. 6 sì, ok, è diventato un po' troppo action, un po' troppo frenetico, però comunque la trama non è male, dai, i personaggi vengono portati avanti bene. E torno a ripetere, Code Veronica è un gioco molto bello che vi saprà sorprendere anche come sceneggiatura, come storia, perché prima di tutto, dopo tutta la prima parte del gioco che all'apparenza non sembra la prima parte del gioco ma sembra il gioco completo, nella seconda parte, cazzo, c'è un bel colpo di scena, c'è il ritorno di un personaggio importante nella saga, e cazzo, con lui c'è il ritorno anche di un altro personaggio, ci sono dei confronti tra due personaggi che secondo me ci sono due o tre cinematiche fatte all'interno del gioco, fatte con il motore grafico del gioco, che secondo me sono eccezionali, eh. Se siete amanti, se siete appassionati della saga di Resident Evil, sono delle cinematiche perché ci sarà dei dialoghi tra due personaggi, un confronto tra due personaggi che cazzo è reso molto 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 bene, che poi verrà assolutamente ampliato nei Resident Evil più avanti, così che molto, molto dopo. Però dovete sempre contestualizzare al periodo d'uscita. Secondo me nel Code Veronica questo dinamismo nello sviscerare la trama, nella sceneggiatura che ti sorprende, nel colpo di scena a metà gioco, nel fatto di aver introdotto il 3D negli scenari del gioco, nell'atmosfera molto cupa, nella colonna sonora assolutamente eccezionale. Cioè è un gioco, ragazzi, Resident Evil Code Veronica è, ripeto, secondo me è uno dei due Resident Evil più importanti dell'intera saga, dovete giocarlo assolutamente, recuperatelo su GameCube, recuperatelo su Dreamcast, dove cazzo volete, su PlayStation 2, giocatelo attraverso gli emulatori dei tre sistemi se non avete le console vecchie, ma recuperatelo perché è un gioco troppo importante. Se vi siete appassionati negli ultimi anni, recentemente, alla saga di Resident Evil 2 e state cercando di recuperare un po' i tasselli più importanti della saga di Resident Evil Code Veronica, dovete assolutamente giocarlo. Fatelo, non ve ne pentirete, assolutamente. E che altro dire? No, tornando all'aneddoto, ecco, io quel giorno lì, quando andai in questo negozio qua del mega trapanante eccezionale, figa, riuscì a convincermi in tre secondi, io dopo aver provato mezz'ora il gioco ordinai subito la console giapponese e il gioco giapponese. Spesi una cifra allucinante, un fottio, perché all'epoca le robe di importazione le pagavi, costavano assai care, non mi ricordo cosa paghi la console, ma mi pare che la pagai tipo, non so, all'epoca forse c'era già l'euro, ma la pagai
high car, perché forse 600 euro, una roba del genere, e il gioco mi pare 150 o 180 euro. Ma ragazzi, poi ripeto, se siete della mia generazione, se siete come me appassionati di videogiochi fin da piccolini, ci siete passati anche voi in quelle fasi lì dove spendavate un fottio di soldi per comprare, per comprarvi una console solamente per giocare con un gioco, almeno, almeno all'inizio. No, quello lì, cioè, fu una scelta obbligata, perché da amante di da amante della saga Resident Evil, quando vidi per la prima volta il Code Veronica, fu amore a prima vista, mi innamorai, ordinai la console, la comprai subito, e poi mi sarà in gioco, cazzo, Code Veronica fu assolutamente una delle poche killer application della console Dreamcast, fu uno dei giochi che fecero vendere la console, insieme a Shenmue, e insieme forse Sigarelli 2 per gli amanti delle Total Call, delle Perfect Conversion, dei cabinati da bar. Fu un gioco assolutamente una killer application, la classica killer application, il classico gioco che ti fa vendere le console, perché era solamente a vederlo, era una tech demo che ti mostrava di che pasta era fatto l'hardware della console. All'epoca era una roba incredibile, ma ripeto, se voi provate a giocarlo anche adesso con Veronica, vi rendete conto che è assolutamente un gioco molto bello anche adesso. Poi, tra l'altro, in questi ultimi anni è stato riproposto anche in versione un po' rimessa a posto, un po' in pseudo HD, perché poi in realtà di HD non ha un cazzo, forse sì, gira 1080, ma non sono neanche tanto sicuro, è stato riproposto sul 360 qualche anno fa, come gioco live, come la Live Arcade. Poi, tra l'altro, recentemente è stato anche reso disponibile, se avete un Xbox One lo potete rigiocare su Xbox One in retrocompatibilità. Cioè, se avevate comprato il gioco all'epoca della 360, che era disponibile solo in formato digitale, no? Lo potevate comprare, scaricare sul vostro hard disk per poi giocarlo quando cazzo volevate. Ecco, se l'avevate comprato all'epoca come me, recentemente, mi pare un paio di mesi fa, è stato reso disponibile anche in retrocompatibilità, ve lo potete trovare nel vostro catalogo giochi acquistati, le potete riscaricare su Xbox One. Sì, gira un po' meglio, gira un po' più fluido, gira a 1080, ed è assolutamente un gioco godibile anche adesso, seppur, ripeto, mantiene ancora i controlli denominati tank system, il tank control, molto legnoso, molto figa, molto cazzo, super mega legnoso dei primi Resident Evil, perché quello non cambiava. Code Veronica offriva la grafica 3D anche dei fondali, ma il sistema di controllo era medesimo, era sempre lo stesso, perché all'epoca, ragazzi, squadra che vince non si cambia, ci sta, il ragionamento ci sta. La vera e propria rivoluzione proprio di gameplay è arrivata con Resident Evil 4, ma lì magari farò un clippino più avanti, ne parlerò, perché anche lì, ragazzi, Resident Evil 4, figa! Resident Evil 4, ragazzi, è la manna del cielo, è un gioco che è stata la manna del cielo, è stata una roba allucinante. Quindi, che altro dire, ragazzi? Code Veronica, capitolo assolutamente imprescindibile, non può mancarvi, dovete farlo assolutamente se siete dei iscritti appassionati di Resident Evil. Soprattutto è un consiglio che do unicamente, neanche farlo apposta, unicamente solamente a chi di voi si è solamente approcciato alla saga recentemente, magari anche nell'occasione appunto dell'uscita del remake del 2, magari anche dopo, anche prima del 2, magari si sono giocati anche al fantastico Resident Evil 7, un altro capitolo eccezionale che ha portato nuova linfa vitale al brand, perché il brand sembrava definitivamente defunto. E che altro dire? Giocatemi Resident Evil Code Veronica, fatemi sapere. Come al solito, ragazzi, un saluto e al prossimo video.